Bella a tutti ragazzi, qui Gus a 97 Vazzi in questo nuovo episodio di nessuna serie in particolare, quindi sono qui su Battlefield 4. Come vedete non ho rifatto il live, bensì questo qui è mio. Siamo su... beh, ho trovato 2 giorni gratis, quindi dentro un gioco a caso così random spawnano. Dentro i miei giochi spawnano i 2 giorni gratis, quindi se li volete ovviamente. E lui si schianta da solo, senza una causa. Yeah, mi vedo le gambe. Però non so se questo qui sappia guidare, perché noi dovremmo andare di là in teoria, fratello. Vabbè, la partita non è cominciata da tanto. Io sono entrato quando avete visto voi. Sei mio, bello mio. Colpito. E lo va a ammazzare, signori, un pro, una bestia. Si schianta questo, va troppo basso secondo me. Qui non mi paracaduto nemmeno, perché vedo un nemico, se torno indietro ti vado a arare, visto che adesso siamo in tempo, no, di aratura, forse, non lo so. Siamo stati locati, fratello, se ti sposti da qui, tipo, ti ringrazio. Vai più alto così almeno lo becco anch'io, no? No, lui gira come un deficiente, non sa guidare sto qua. Spostati da qui almeno, che mi paracaduto. Siamo locati, ma è il coso, il sensore quello lì, questo qui continua a lanciare i flare. Questo indica che non sa guidare. Io, fratelli, direi di scendere, perché tanto via, giù subito. Ho sbloccato questa carabina, la SG553, penso si dica così. La conosco da Far Cry, mi sembrava un'arma abbastanza buona nel multiplayer, un'ora bestia di Far Cry con questo qui. Ecco, un video che non ho mai fatto è il multiplayer di Far Cry. In basso che c'è l'elicottero, la cannoniera è nostra. Però mi piacerebbe guidarlo io l'elicottero. C'ho la mina anticarro. Vabbè, non mi locca l'elicottero, il javelin. A me sembra un'arma buona comunque. Non ho ancora ucciso nessuno perché è la prima volta che la provo, però adesso la testiamo. Siamo nella mappa autostrada Chiesaro, ferrovie. No, ferrovia Chiesaro. Un'autostrada. Ho visto un nemico. Fermo. Sai, questo qui è uno tipo nuovo The Battlefield, perché non ha opposto resistenza all'uccisione. Quindi io direi di prendere questa moto. In sella alla moto, soldato mazzancolla all'attacco, signori. Soldato mazzancolla verso E. Centro comunicazioni. Ordini, capitano. Ordini, capitano. Soldato mazzancolla all'attacco. Soldato mazzancolla raggiunto E. Beh, a parte che io ho sganciato qui, tipo, e sono rimasto là indietro, la moto è arrivata qua. Vabbè. Soldato mazzancolla al riparo. Piazzare mine. Mazzancolla abilitato. 1 2. Se ti levi le piazzo anche qui. 4 5 6. Zona minata. Mazzancolla in sella alla sua un nemico. Il nemico ucciso con le mine, vabbè, perfetto. Ne sono rimaste 3 intanto. Non avevo mai ucciso nessuno con le mine, mi sa. Vabbè, soldato mazzancolla si muove verso B, signore. Attendo conferma degli ordini. Nessuna risposta. Dai, mazzancolla, che fai? Impennata, dai, impennata. Per me spawnano nemici su B. Dove sono? Tutto troppo tranquillo. Fin troppo. Bene, soldati, attenzione. L'obiettivo è giù giù, bandiera della Russia. Giù giù. Giù giù. Nei gulag. Giù giù. Su su. È stato avvistato nel USA. USA. Ho visto un uomo paracadutarsi in mezzo agli alberi. Non me l'ha spottato, nonostante abbia premuto 30 volte il tasto per spottare.
Fratello, sali con me. Sali con me, fratello. Vabbè. Ho visto un nemico paracadutarsi. Soldato mazzancolla all'attacco. Soldato mazzancolla all'attacco. Soldato mazzancolla first kill. No, second. Fourth. Oddio, un carro armato. Via, via, via. Mazzancolla, fuga, fuga, fuga. Aspetta, ma io non avevo mica il javelin. Sì, sì. Che è sparito, che cazzo è? Un carro armato gigante. Oddio, eccolo qua. Madonna, m'ha visto. Cioè, ero invisibile in mezzo alla pianta, vabbè. C'ho la visione termica. No, scansione di prossimità, ecco, però m'ha visto. E sto qui è un pro con l'onello grado 34. Sponiamo da Dart 7 Mat. Mazzancolla da Dart 7 Mat. Che Cristo. Minchia zio, sei morto lì. Nemici over me. L'ho arato proprio. Altro nemico. Altro regalo. C'è lui un colpo e crepo io. Io 30 colpi e crepo io. Che cazzo. Un medico mi rianima, il grandissimo. No, aspetta. Vabbè. Direi di minare nel caso sale. Il carro armato, ed eccolo lì. Ci ho pensato dopo, mi sa. Un po' troppo tardi. Se adesso prendo un elicottero li aro tutti. Mezzo disattivato, è andato sulla mina, bravissimo. Direi di prenderci la 44 Magnum, la Clint Eastwood e prendere Little Bird. Soldato mazzancolla, pilota. Pilota mazzancolla. Ho localizzato un elicottero nemico nell'area operativa, passo. Mazzancolla all'attacco, missili sganciati. Ce la farà a distruggere un elicottero? Pareva che non facevo assist, eh. Sempre me li fottono gli elicotteri, sempre me li fottono. Aia, siamo stati colpiti. E io me la fuggo, me la godo, me la fuggo. Dai che se riusciamo a conquistare la posizione della cannoniera siamo... Ho motivo di pensare che ci sia un carro armato vicino a me, perché mi ha ucciso infatti. Ce la stiamo perdendo di brutto sta partita, ragazzi. Io direi di prendere la cappino. No, anzi, facciamo la M4, che è un po' che non lo uso. Sponiamo da fratellastro qui, io. Andiamo un po' tattico, vado a conquistare. Perché mi ha messo sto mirino là, c'è zio, vabbè. Mazzancolla verso E, mazzancolla verso E. Ah, non sapevo che si impennava con questo. Ma no, che cazzo. Impenna. Madonna mia, che schifo. Tanto sto qua in pigiama, ovviamente. Uno va in guerra e si mette il pigiama verde regalato dalla nonna a Natale. Adesso qui non sa guidare l'elicottero, vedo già da qui che si pianta. Te l'avevo detto. Però mi ha fatto spawnare lo stesso su di lui. Aspetta, vedo un carro armato lì. Pensiamo mine. Mine raffica, mine random. Andrei da mettere dal lato in cui erano i nemici, quindi una qui. E una qua sotto, non si sa mai. Lì c'è una moto. Quante cazzo ne ho di mine, vabbè. Oddio. Piccatelo in culo. Mezzo disattivato, e hey, yeah. Adesso lui ovviamente uscirà. E io sono pronto a uccidere. Madonna la mira di questo. La mira di quello lì, madonna mia. Tiè, piccatelo in culo, sei crepato anche te.
CVR. Mi prendo il mio accappino. Paracadutista aerotrasporto VTC, oddio. Attenzione, abbiamo perso l'obiettivo. Dio mio, che roba epica. Fanculo, Nutelloni. No, epico, fratelli. Soldato Mazzancola, paracaduta. Un VTC, cacciatore di carri. E va alla riscossa. Mazzancolla all'attacco di A. Beh, A lo stanno già conquistando, quindi Mazzancolla all'attacco di D E. Elicottero. Non so se è a demolire un elicottero così. No, uno lo voglio ammazzare. Aha. Madonna, che pro. No, no, io mi rubo l'elicottero. No, anzi, distruggiamo l'elicottero, che tanto. Io te lo dico, fratello, che sta per esplodere quell'elicottero, quindi non so quando ti convenga prendere, fra un po' salterà in aria. Io direi di distruggerlo. Beh, Mazzancolla all'attacco di E, vedo una moto. Perfettissimo. Tronchi in mezzo, random. Neanche bloccati, neanche non trasportare i tronchi in non li blocco. Tanto si bugga il gioco. Una Jeep qua sopra. Intanto il tipo viene qui a caso, random. Ovviamente dice... cosa potrà mai farmi un carro armato? Però l'ho visto. L'ho visto e me la fuggo. Va bene, abbiamo fatto il dovere. In culo. L'obiettivo è stato neutralizzato. Passo. Non ci tento neanche a riprenderlo. Ma neanche la Jeep. Madonna mia, è tutto rotto. Beh, intanto stiamo conquistando C. Anche se il mio obiettivo era E. Vabbè. Elicottero distrutto. Clint Eastwood, pistola. Cos'è? Cosa vedono i miei occhi? Un VTC lì in mezzo. Giusto? Dove sarebbe? Boh, forse è da paracadutare, ma non lo so. Nemici, nemici. Lui si sdraia in mezzo. 30 coperture in mezzo. Non, ovviamente non lo vede nessuno. Un nemico qua dentro. Ho sentito un razzo, chiaramente. Quello in pigiama. Chi è? Tornate nel tuo. A casa tua con sto pigiama orribile. Questo video magari lo faccio uscire domani, anche se oggi è domenica, quindi lunedì, perché non ho abbastanza tempo per caricarlo, visto che va renderizzato, che non so neanche quanto siamo. Aspetta che lo vado a vedere. Attenzione, siamo a 13 minuti, quindi ci vuole un po'. Sì, bello, carico mentre vado in palestra, quindi... quello col pigiama, di nuovo. Sala di servizio KS-74U, perfetto. C'è una delle armi che uso di più, quindi mi va anche bene. Oh, procedere con cautela. Basta che non è quello col pigiama. No, sto qui c'ha l'arma che c'ha la stessa mimetica del pigiama, ma vabbè. Salirei con questo qui. Dai, fratello, che guido io. Verso l'infinito e oltre. Adesso ti sgancio in mezzo ai nemici. E io me ne... andiamo a E. A E. Tanto l'abbiamo già persa sta partita, quindi... ciao. Oh, un mortaio là sopra. Prima che finiamo voglio distruggere quello di quel mortaio. Lo voglio arare. Cecchino nemico, cecchino nemico avvistato nell'area, passo.
Vabbè, se era buggato non me lo faceva uccidere così effettivamente, non ho capito perché, vabbè. Un elicottero mezzo distrutto e un nemico che si spara caduto qua. Questo qui lo vado a uccidere. Quello col pigiama, bello mio, da Brush 78. Vedo una Jeep lì sotto, libera. Ti inculi, tu resti giù. Arrangiati. Adesso sparo io, stai giù. È stato avvistato un veicolo nemico nell'area, passo. Un po' mi dispiace, ma non abbastanza da venirti a prendere, quindi... Un LAV nemico è stato avvistato nell'area, passo. E ricarica, dai! Va bene, non lo svigno. Tanto metterei mine lì perché vedo dei nemici. Ma anche visto. Oh oh, se non sono morto è solo culo. Soldato mazzancolla all'attacco. Attenzione, l'obiettivo è stato neutralizzato. Dai mazzancolla, vabbè. Abbiamo vinto? No, abbiamo perso. La tua fazione ha perso e mi pareva logico. Non abbiamo mai vinto tutte le volte che gioco a Battlefield, però. Cioè, lì due uccisioni e sei morti. Ha fatto più punti di me ed è GP lui, ma mi stai pigliando in giro. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come sempre iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Qui fratelli Gusa 97 Watts, se volete rivivere altre avventure del soldato mazzancolla, iscrivetevi. Qui Gusa 97 Watts, bella ragazzi.